i trapianti non erano un'attività nota né organizzata. L'idea di avere creato dal nulla il centro più giovane d'Italia, che oggi a pieno titolo compete fin dal primo momento, per la verità, e non solo oggi, in termini di qualità e di risultati, con i più accorsati e i migliori centri italiani, è per noi ovviamente un segno di grande soddisfazione. È chiaro che però noi scontiamo una condizione, che è quella in cui le donazioni alla nostra regione sono ancora agli ultimi posti, nonostante tutto quello che si sta provando a fare. Abbiamo una percentuale di opposizione alla donazione che è tra le più alte d'Italia. Abbiamo un sistema che non risponde, perché è un sistema che non è organizzato in maniera naturale. In ogni ospedale, anche nel nostro, fare un donatore è sempre un evento eccezionale, e solo quando questo, non solo nel nostro ma in tutti gli altri ospedali della regione, diventerà una procedura normale, assolutamente normale, che è quella non soltanto di dovere trovare dei donatori, ma è quella di un sistema che normalmente funzioni in una maniera routinaria così, allora potremmo aspirare ad avere dei numeri, anche non soltanto delle qualità, ma anche dei numeri che possano soddisfare le esigenze dei nostri pazienti, che sono sempre di più in lista d'attesa per un trapianto. Sì, diamo le cifre. Noi ad oggi festeggiamo 370, ma non è così. Siamo già 372 già eseguiti, e oggi ne eseguiremo un altro, ma io non dico il numero se non dopo che è uscito il paziente dalla sala operatoria. Ho fatto scaramantico, a cui tengo molto, ma siamo già a 372 rispetto a quando è stato stampato il programma. Questo è un risultato straordinario per un centro trapianti di Salerno, che è appunto, come dicevo, il centro più giovane d'Italia rispetto agli altri 43, ed è un numero che ci rende assolutamente enormemente soddisfatti. Siamo molto al di sopra delle soglie minime definite dal Centro Nazionale dei Trapianti, e quello che ancora più ci fa piacere è che proietteremo, ma non c'è bisogno che lo diciamo noi, lo dicono i risultati che pubblica ufficialmente e sono liberamente visibili da tutti sul sistema informativo trapianti, sono risultati. Siamo al di sopra della media nazionale come risultati di sopravvivenza sia dei pazienti che degli organi. Questo ci inorgoglisce. E ci troviamo a Salerno, al Salone dei Marmi, in occasione della festa convegno annuale del reparto trapianti di Salerno per i trapiantati di reni, 370 trapiantati di reni. Io invece sono Alfonso Ferreoli, anch'io appunto sono qua perché sono un trapiantato di reni, e da questo mio trapianto è nato un qualcosa di molto bello, scusate se lo dico io stesso bello, cioè un qualcosa che attraverso un libro appunto intitolato Il Dono portiamo in giro che cosa è per noi trapiantati quell'attesa, quell'aspettare, quel trapianto che ti cambia completamente la vita. Quella vita che noi viviamo attaccati ad una macchina a giorni alterni per 4 ore, durante tutta la settimana, e quindi che cosa nasce, che cosa diventa questo trapianto, l'importanza che ha il trapianto per noi. Da questo libro però si sono avuto dei seguiti, ne è nato uno spettacolo teatrale, ovviamente essendo io un rappresentante di un'associazione che operiamo nel campo teatrale amatoriale, ne è nato uno spettacolo teatrale dal titolo Tu la doneresti la felicità, perché appunto noi trapiantati acquistiamo una felicità enorme, una felicità non indifferente. Ma l'anno prossimo, vicino ormai, nel mese di gennaio, nascerà anche un'altra iniziativa, sempre tratta dal libro, una Via Crucis. Una Via Crucis che mette in risalto l'importanza appunto delle donazioni degli organi e l'importanza del gesto enorme che effettua chi disinteressatamente offre qualcosa di sé per la rinascita delle altre persone.